Pompei fu fondata intorno all'VIII secolo a.C. dagli Osci, che si insediarono alle pendici meridionali del Vesuvio, non molto distanti dal fiume Sarno. Pompei in quell'epoca era un centro commerciale molto rilevante, tanto che entrò nelle mire espansionistiche degli Etruschi, dei Greci e dei Sanniti. A quest'ultimi spetta il merito di aver ingrandito la cinta muraria della cittadina, garantendo un grande sviluppo urbanistico. In seguito fu conquistata dai Romani, riuscendo ad entrare a pieno titolo nel circuito economico romano. In quest'epoca ci fu un forte impulso architettonico. Furono ricostruiti il foro rettangolare ed il foro triangolare, e nacquero importanti edifici come il Tempio di Giove, la Basilica e la Casa del Fauno, che ha le dimensioni di un palazzo ellenistico. Nella stessa epoca fu eretto anche il Tempio di Iside, che è una chiara testimonianza degli scambi commerciali di Pompei con l'Oriente. Pompei divenne la residenza di villeggiatura del patriziato romano ed in età imperiale molte famiglie si trasferirono qui e fecero costruire edifici come il Tempio della Fortuna Augusta e l'edificio di Aumachia. Sotto Nerone la Campania subì danni a causa del sisma del 62-63 d.C. e il Senato romano ne ordinò subito la ricostruzione, ma tutto fu vano, perché il 24 agosto del 79 d.C., quando erano ancora in corso le opere di restauro della cittadina, una disastrosa eruzione del Vesuvio cancellò del tutto Pompei, Ercolano ed Oplonti. Vicino alla basilica si erge il Foro Civile, che era il cuore della vita economica, religiosa e sociale dell'antica Pompei. L'area del foro, al tempo degli Osci, era circondata da portici, mentre in epoca sannitica era caratterizzata da botteghe ed edifici tra i quali spiccava il Tempio d'Apollo. In epoca imperiale furono costruiti il Tempio di Vespasiano, il Santuario della Repubblica, i protettori della città, e l'edificio di Aumachia, che fu costruito dalla stessa Aumachia, sacerdotessa di Venere, che lo dedicò alla concordia e alla pietà augusta. L'entroterra campano si muove verso Pompei. I Romani occupano definitivamente Pompei solo nell'80 a.C. Mario e Silla, forse vi sono più familiari. Guerra sociale tra Mario e Silla, ricordate chi ha la meglio tra i due?